questioni territoriali. Vedete, la grande forza del Movimento 5 Stelle è sempre stata questa: tutti siamo sullo stesso piano perché tutti siamo utili alla causa e tutti dobbiamo collaborare affinché l'obiettivo sia portato a casa. Oh, c'è anche Fabio, ciao Fabio. Vieni Fabio. No, io sono proprio per ascoltare. Certamente. Buonasera. Mi perdonate se mi fermo a salutare Fabio, ma è un altro dei nostri onorevoli che ci dà una mano e ci segue, come dicevo, per le questioni territoriali. Perdonerete anche il tavolo, sapete che non è il nostro stile, di solito siamo tutti allo stesso lato, ma qui c'è documentazione e tutto quello che ci serve per sviluppare il tema che è caldo e che noi stiamo seguendo praticamente da quando siamo entrati in consiglio comunale. Chi segue questa consigliatura di Marcenise sa il lavoro che il Meetup ha fatto in termini di ambiente in generale, il lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda i siti di sversamento, per ottenere una mappatura dei siti di sversamento, il carotaggio dei terreni, il ripristino del Ring Verde, il carotaggio della piazzetta che è vicino al Ring Verde per sapere se effettivamente è fruibile o meno. Cioè, è stato fatto un lavoro che non nasce ieri, non è un lavoro, diciamo, spot, e non è un lavoro finalizzato esclusivamente ai roghi che quest'estate, come la scorsa estate, ci sono stati. Dico questo perché il problema, secondo noi, va affrontato a 360 gradi, non si può puntare ad un solo aspetto, oppure non ci si può interessare della questione ambientale soltanto quando questa diventa un problema. Noi da subito siamo sempre stati sensibili a questo tipo di questioni e da subito abbiamo cercato di dare risposte ai cittadini per quello che potevamo. Dico questo perché anche quest'estate, prima di quest'estate, in Consiglio Comunale sono state presentate da me diverse interrogazioni e interpellanze, sia per quanto riguarda la mappatura dei siti di sversamento, perché voi sapete che se noi non sappiamo la spazzatura dove è stata sversata, ci viene difficile andare a prevenire un incendio. Cioè, se io non so, il comune di Marcenise è il comune per estensione territoriale più grande di tutta la provincia di Caserta, quindi immaginate con i pochissimi vigili urbani, con le poche forze dell'ordine a disposizione, mappare tutto il territorio. È già difficile di suo, se poi non abbiamo la mappa, figuriamoci come possiamo prevenire gli incendi. E avevamo interrogato l'amministrazione su questo. Dopodiché c'è da dire, questo devo ammonire l'amministrazione comunale, perché chiaro è che se tu in consiglio comunale ci rispondi che non hai risorse organiche, non hai personale, non hai vigili urbani per mappare il territorio, e poi fai assunzioni di dirigenti, fai assunzioni di personale amministrativo, assumi gente con collaborazioni esterne per incarichi di alta professionalità, che stiamo ancora cercando di capire che significa, che fanno questa gente in comune, e gli è stato chiesto più e più volte con interrogazioni formali: scusatemi, Tizio, Caio e Sembronio, che stanno a fare qua dentro? Nessuno ci risponde. Allora è lì che poi ci incazziamo, perdonatemi il termine, perché se tu i soldi li sprechi per darli a persone che non ti servono e ti dimentichi di quello che è l'organico dei vigili urbani, non puoi controllare il territorio, allora ci arrabbiamo. Ma così come pure ci siamo arrabbiati, e su questo ci hanno seguito anche in Regione, perché ripeto, il Movimento 5 Stelle è una forza fortunatamente orizzontale ed è presente in tutte le istituzioni. Sul presidio SMA che abbiamo qui a Marcenise, noi abbiamo un presidio, è fisicamente presente, per chi non lo sapesse, dove c'è la protezione civile, ma fondamentalmente non ci si può accedere, non possiamo comunicare telefonicamente con questi signori. C'è giusto un addetto che alle 4:30 del pomeriggio se ne va, e di conseguenza tutte quelle che sono le segnalazioni per gli incendi devono avvenire con l'app dal cellulare. Ora io mi chiedo, se devo segnalare con l'app dal cellulare, qual è la funzione del signore, del tizio che sta lì? Dice, va, farà pubblicità alla città, distribuirà del materiale informativo, almeno uno sa come fare la segnalazione, o le persone più anziane, che tra l'altro sono quelli che sono rimasti di più a girare, diciamo, nelle zone rurali, perché vanno a coltivare un po' l'orticello, no? I nostri anziani non sanno usare l'app, qualcuno glielo spiegherà, qualcuno le aiuterà? No.
Cioè, al presidio non c'è un campanello, non si può entrare. Io per entrare ho dovuto chiedere alla protezione civile di poter entrare, di superare il cancello. Sono andato a bussare alla porta: scusate, ma voi chi siete che state a fare qua dentro? No, io sono del presidio. Ma bene, e come si fa per comunicare con voi? No, voi non dovete comunicare con voi. Che state a fare? Cioè, questo per raccontarvi tutti, una parte dei temi, dei punti che abbiamo affrontato, fino ad arrivare a quello che è stato poi il caso della Lea e dell'Eco Partenope, dove praticamente noi già veniamo da un'esperienza di accumulo rifiuti per anni, e quella più appropriosa è il panettone di Santa Veneranda, e andare a autorizzare aziende sia per lo stoccaggio, in alcuni casi si è provato, fortunatamente non ci sono riusciti, sempre per impegno dei cittadini, anche ad autorizzare il trattamento dei rifiuti speciali su un territorio martoriato come Marcianise, è davvero un crimine abominevole. Su questa questione Lea, devo dire che anche il sindaco ne aveva chiesto la chiusura, ha chiesto la chiusura prima che ci fosse il rogo. Il vero problema è capire, secondo me, come gestire la questione dei rifiuti, e soprattutto anche nel momento in cui io chiudo un'azienda che perde l'autorizzazione a fare un certo tipo di lavoro, i rifiuti che stanno là dentro, di chi sono responsabilità? Cioè, chi ha la responsabilità di gestirli, chi ha la responsabilità di portarli via da lì e di toglierli da eventuali rischi di incendi? Quindi è lì poi che io chiedo all'amministrazione, dico: scusatemi, abbiamo fatto un atto importante come quello di chiudere un'azienda, insomma di evitare che si continuassero ad accumulare rifiuti, ma fosse i rifiuti da lì che li deve togliere. Cioè, se l'azienda non si fa carico di quelli che sono i suoi obblighi fino alla fine, questi a carico di chi devono andare. E poi succede quello che è successo: roghi su roghi, aria irrespirabile, la situazione ambientale marcianisana la vivete tutti, la conosciamo tutti, è allarmante, è preoccupante. Quando tu arrivi a sentire l'aria irrespirabile, vuol dire che hai bruciato talmente tanta schifezza, talmente tante sostanze tossiche, che è ormai un processo mortale, irreversibile, si è innestato. È una cosa che mi fa particolarmente male. Mi fa male perché io ho una nipotina di 2 anni e mezzo, e fra poco ne fa 3, e pensare che mia nipote debba essere costretta a respirare dei fumi tossici di quel calibro in una fase come quella della crescita, perché questa gentaglia deve arricchirsi sulla nostra pelle, mi fa veramente incazzare. E mi fa incazzare poi chiedere in consiglio comunale formalmente: scusate, ma rispetto alle bonifiche, rispetto agli incendi, rispetto alla qualità dell'acqua, dei terreni, dell'aria, che cosa state facendo? E l'assessore Laurenza Cizia, che è l'assessore all'ambiente, mi risponde: stiamo aspettando. Ma scusate, ma che stiamo aspettando? Cioè, dobbiamo vedere l'ASL, ci darà il parere, ci farà sapere. L'ASL ci deve dare il parere, l'ARPAC, l'ASL, tutti enti che giustamente devono produrre una burocrazia. Assessore, ma non ci serve sapere il parere di nessuno per vedere che l'aria fa pena, che il terreno è inquinato. Allora, se il terreno fosse buono, perché teniamo le piazzette chiuse? Se l'aria fosse buona, perché non riusciamo a respirare? Perché tutte le patologie oncologiche e non a carico dell'apparato respiratorio in questa zona sono in forte crescita? Allora, siccome non ci serve aspettare la carta, la burocrazia, quando dicono stiamo aspettando mi fanno arrabbiare. E lì nasce la polemica. Rispetto a questa questione, però, io sono contento che c'è Vilma qui, che è la prima firmataria dell'interrogazione posta in Senato, che ci potrà praticamente spiegare. Non voglio rubare tempo a lei, perché lei farà, diciamo, una parte molto tecnica di quello che è stato, e potrebbe sembrare un po' noioso, diciamo, ma fidatevi, non solo è fondamentale capire che cosa c'è dietro per poter parlare con cognizione di causa e per poterlo fare tutti quanti noi, ma si tratta del futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi
Onestamente io sono veramente contento di avere Vilma qua, anzi la ringrazio perché un senatore della Repubblica insieme a Fabio che vengono qui a casa nostra per darci una mano prima del Movimento 5 Stelle non si era mai visto, quindi grazie. Fabio, ci fai un saluto pure tu, grazie. Certamente, ma sarà giusto un saluto perché vedete, io stasera sono qui da attivista, lo dicevo prima, e mi fa piacere che ci sia un'assemblea così partecipata, perché questo è uno dei temi cardine e di quelli che mi hanno anche avvicinato al Movimento 5 Stelle. Io sono stato anche consigliere comunale, capisco quindi le difficoltà che anche Pasquale ad interloquire spesso con delle amministrazioni che sono poco sensibili verso questi temi, li sottovalutano forse in qualche modo, o ci sono altri interessi che li muovono. Io poi queste cose qui non c'è bisogno manco che le dica. Per cui stasera sapevo che Vilma era qui, io sono confirmatario insieme a lei di questa interrogazione, ma Vilma ha il polso della situazione, perché di questi temi qua se ne è occupato per 5 anni durante la scorsa legislatura e oggi riveste una carica importantissima, che è quella di Presidente della Commissione Ambiente. Per cui mi faceva piacere essere questa sera, ascoltare da Vilma in modo da apprendere, aggiornarmi. Io sono comunque espressione di questo territorio e per quanto mi occupi di altre cose lì in Senato cerchiamo di tenerci sempre in continuo aggiornamento tutti quanti noi e seguiamo con molto interesse quello che fa Vilma in commissione. Spesso ci ritroviamo anche a confrontarci perché io mi occupo di politiche europee e l'Europa legifera tantissimo in materia di ambiente e anzi proprio in queste settimane insomma Vilma sta presentando una serie di proposte per quella che sarà la legge europea e che tratterà una serie di direttive che tratteranno anche di ambiente e di temi che vedono Vilma molto attenta. Per cui ecco qua, io come voi, anzi io stavo per sedermi di là perché mi fa piacere proprio ascoltare da lei qual è la situazione, che cosa sta succedendo, che cosa stiamo facendo. Noi come governo che avrete avuto modo di vedere è molto sensibile a questi temi qua. Certamente con alcune difficoltà dovute anche a questa convivenza, non dico forzata, ma insomma con un'altra parte partitica che ha idee diverse dalle nostre. E quindi niente, io mi fermo qua perché non voglio rubare tempo e voglio come voi ascoltare quello che Vilma ha da dirci. Grazie. Allora, grazie, buonasera e voglio innanzitutto ringraziare il gruppo di Marcianise per aver organizzato in maniera, come dire, estremamente veloce questo incontro e soprattutto Pasquale che so le difficoltà lavorative perché non lavora a Marcianise per poter essere qui stasera. E io voglio partire proprio da quello che ha detto Pasquale, sulla rete che facciamo, il lavoro coordinato e continuativo che facciamo fra tutte le espressioni istituzionali del Movimento 5 Stelle, consigliere comunale, la regione con attraverso i nostri consiglieri regionali e noi che siamo in Parlamento. E vi assicuro, soprattutto sui temi ambientali, facciamo molta sinergia. Faccio giusto una premessa, che certo che se Marcianise avesse avuto il coraggio di esprimere un sindaco, cioè Pasquale Guerriero, come sindaco di Marcianise, il lavoro sarebbe stato certamente più incisivo. Perché è vero, cioè, tanto noi stiamo continuando a fare quello che è nelle nostre possibilità in tutti i campi istituzionali, ma di certo avere la possibilità di essere incisivi nelle scelte, soprattutto quelle ambientali, ma di qualsiasi tipo, avendo un nostro sindaco, saremmo stati capaci di fare la differenza di Marcianise. E questo lavoro coordinato non deve avvenire fra consigliere comunale, regionale e Parlamento, ma deve avvenire anche e soprattutto con il coinvolgimento della cittadinanza. I cittadini, se vogliono vivere meglio, se vogliono pretendere un ambiente sano, quantomeno devono essere a conoscenza. Cioè l'informazione, quello che ci sta dietro le scelte dell'amministrazione comunale, visto che ci siamo noi come forza politica sul territorio, che ci lavoriamo,
è anche giusto che i cittadini debbano sapere quello che c'è sul loro territorio e pretendere dall'attuale amministrazione comunale o agire con noi o con le associazioni, i comitati ambientalisti per pretendere da comune e regione di ottenere quello che è dovuto. Perché dico comune e regione? Perché sapete bene che per la maggior parte delle questioni ambientali la competenza data dalla Costituzione, dal titolo quinto della Costituzione, è in mano alle regioni. Lo Stato nazionale, il governo nazionale fa delle leggi che valgono sul territorio nazionale, si occupa dei SIN, cioè i siti di interesse nazionale per quanto riguarda la bonifica, ma la maggior parte delle azioni, la maggior parte anzi delle non azioni, di quello che non viene fatto sia in campo di gestione dei rifiuti, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'illegalità delle aziende che operano nella gestione dei rifiuti, la competenza è territoriale. Quello che non viene fatto è lì si innesca l'azione che facciamo combinata. Parlare di ambiente è complicato, ci siamo intrattenuti aspettandoti e io ho ricevuto, e mi fa piacere, una miriade di domande, però poi ne possiamo organizzare altri di incontri, perché ogni questione, proprio perché l'ambiente comprende tante cose, ogni tematica, se vogliamo parlare di bonifiche, parliamo di bonifiche, deve essere ragionato in maniera attenta e con un incontro dedicato, perché c'è un universo mondo da sapere. E detto questo, soprattutto in Campania la questione ambientale è complicata, ma diciamo io la divido in tre grossi filoni: quello della gestione ordinaria dei rifiuti, che è di competenza comunale, e mi raccontava delle tante iniziative, io proseguo l'attività molto attiva del gruppo e di Pasquale soprattutto in consiglio comunale, ed è competenza del comune e della prima. Secondo problema che ci troviamo ad affrontare sono i rifiuti che vengono solitamente lasciati, che sono oggetto di roghi tossici. Badate bene, perché fanno pensare sempre che i roghi che si scatenano lungo le strade, soprattutto di periferia, per i rifiuti abbandonati lungo le strade, siano rifiuti derivanti dalla raccolta, cioè dai rifiuti urbani. Lì quelli sono solitamente rifiuti di industriali o aziende industriali o rifiuti speciali che dei malfattori, dei delinquenti, delle persone, delle aziende che vogliono liberarsi di un rifiuto speciale anziché pagare quello che è dovuto a un'azienda specializzata, li mette solo lungo le strade e vengono bruciate. E anche lì, però, come parlavi tu, se vengono fatte delle segnalazioni, il sindaco è tenuto a rimuovere quei rifiuti. Poi è sempre una questione di volontà politica se si ritiene opportuno spendere dei soldi dell'amministrazione comunale per il bene cittadino, per rimuovere questi rifiuti, o utilizzare questi soldi magari, ecco, per delle professionalità, per degli incarichi professionali che non dicono non servono, perché non so per che cosa sono state elargite, né tantomeno è giustificabile il fatto che neanche i cittadini lo sappiano, perché quantomeno rendilo pubblico. Ma forse qualcosa si potrebbe, come dire, rinviare e fare una scelta di priorità. Il terzo filone, che è in questi ultimi anni è diventato molto grave, ma molto grave non solo in Campania, da nord a sud, isole comprese, è questa sequenza sempre maggiore di incendi agli impianti che trattano rifiuti. Ed è anomalo, l'incendio casuale può venire a un impianto, due, uno in Lombardia, uno in Sicilia, uno in Campania, non con questa sequenza e con questo aumento notevole. Quindi quello che c'è dietro agli incendi di questi impianti, solitamente quasi sempre si è accertato essere dolosi, possono essere una serie di motivazioni. Sto facendo un attimo una premessa, poi andiamo a parlare, perché l'incontro di stasera era focalizzato sulla LEA,
però rientra fra quegli impianti che è stato oggetto di incendio. Io ho un impianto, magari ho ricevuto autorizzazione per 50.000, per gestire 50.000 tonnellate di rifiuti l'anno, commesse oppure in maniera non lecita, ne ricevo 80.000. 30.000 io le devo smaltire in altro modo, perché l'autorizzazione arriva fino a 50.000, faccio un bel incendio e mi tolgo la prova, mi tolgo il problema dei rifiuti. Ce li si innesca, soprattutto nel casertano, noi ci stiamo concentrando molto e stiamo seguendo molte vicende di questi impianti, soprattutto incendiati, e abbiamo avuto modo di verificare, ma non lo dico solo io, lo dice spesso anche il procuratore Troncone quando fa i comunicati stampa, quando mette sotto sequestro, che dietro tutto questo, della gestione dei rifiuti soprattutto, ma anche degli impianti incendiati, c'è un sistema ben consolidato di aziende che grazie anche alla complicità di funzionari pubblici, amministratori pubblici, e non vi sto io a raccontare quanti sindaci, assessori e dirigenti dei comuni e della regione sono state oggetto di indagini, proprio perché in un modo o nell'altro agevolavano queste aziende o per gli appalti o per ricevere le autorizzazioni, con un po' troppa facilità, un po' troppa velocità, per cui c'è un sistema ben congegnato dietro, perché poi se andiamo a guardare, se avessimo la possibilità di avere l'elenco delle aziende, cosa che avverrà e poi vi parlerò perché, l'elenco delle aziende, quando devono trattare, chi sono le società, vediamo dietro le società chi ci sta, andremo a scoprire anche, come ho avuto modo di spiegare un po' di tempo fa, qualcuno di voi era presente a Parete, parlavamo degli impianti che vogliono costruire nella zona di Pignataro Maggiore e di Sparanese, andremo a scoprire che i soggetti che sono dietro queste aziende con nomi più o meno noti di aziende o nomi nuovi sono sempre le stesse persone che già sono state oggetto e sono tuttora oggetto di azioni giudiziarie della procura proprio per danno ambientale. Quindi questi che operano soprattutto nel nostro territorio, bene o male sono sempre le stesse aziende, solo che si ripuliscono, c'è anche una tecnica di scatole cinesi di società, un gioco di scatole cinesi per le società, si ripuliscono con un nome nuovo, creano una nuova azienda, ma poi sono sempre loro i detentori, perché si palleggiano anche gli appalti, c'è una spartizione del territorio, quindi c'è tutto questo sistema, però noi a questo sistema dobbiamo dire no. La cosa principale per poter fronteggiare queste situazioni, per poterle fare emergere, è quella di studiare le carte, i documenti per ogni situazione. Quando è successo l'incendio della Lea, a parte che lì sul momento, perché era una questione sì, localistica, ma c'è stato anche la presenza, comunque il nostro sottosegretario Micillo è stato informato, l'ha seguito anche Costa, però poi all'improvviso tutto tace. Per cui che cosa abbiamo fatto? Perché sono io qua stasera? Perché è vero, ho presentato un'interrogazione, però dietro ogni interrogazione, dietro ogni atto, che io spero sempre, ma fino ad oggi le mie interrogazioni sono sempre spesso state prese in considerazione dalla magistratura, che adesso sta già indagando e a chi ringraziamo sempre per il lavoro che svolge, sono un atto di denuncia, di mettere nero su bianco quello che è stato la conclusione di uno studio fatto sulla storia della Lea, perché è necessario sapere come avvengono determinate cose, e il mio stare qua è mettervi a conoscenza del lavoro che è stato fatto da me e da chi collabora con me per recepire tutte queste informazioni. Infatti Pasquale diceva forse potrebbe essere un po' noioso, perché io vi voglio fare la cronostoria di quella che è stata la Lea,
per comprendere certi passaggi e quel sistema che si crea fra aziende. E come parto? Io parto dal 2008, aprile 2008, perché dovevamo capire che cosa c'era in questo, perché prima della Lea c'era la Iavazzi sopra questo territorio, e praticamente su Google Maps, facendo un ingrandimento, puoi scegliere anche la data, vediamo che nella zona dove oggi sorge la Lea vi era questo spiazzale che era vuoto. Probabilmente già stavano pensando di utilizzare all'allora la Iavazzi questo terreno per poterci operare sopra. Questo era aprile 2004. 2008, chiedo scusa, aprile 2008. Ad agosto 2010, se faccio la stessa fotografia, vedo già, e non avevano ancora richiesto le autorizzazioni, vedo già un capannone, dove lì c'era lo spazio, lo vedete? Già avevano intenzione di costruire questo impianto. Va bene, fanno il capannone. Gennaio 2011, la ditta Ecologia Iavazzi Francesco, Iavazzi, tenete presente, sempre una delle solite aziende che dovrebbe essere note a parecchi, richiede, a gennaio 2011 richiede l'autorizzazione per poter gestire lì un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non. Siamo andati a riprendere qualche mese dopo, quindi maggio 2011, un decreto dirigenziale della Regione Campania che doveva lasciare l'autorizzazione, questo è maggio 2011, dove viene scritto: cari amici, è vero ci avete chiesto l'autorizzazione, ma l'ARPAC è andato a fare dei controlli e ha avuto modo di verificare che su quest'area vi erano molti, ma molti rifiuti di vario tipo, pericolosi e non, sia sulla superficie e da alcuni controlli fatti come scavi, come controlli, sarebbero risultati, interrati anche rifiuti fino a 3 metri, questo prima di dare l'autorizzazione. Quindi l'ARPAC dice: io ti do il parere negativo, e la regione dice: visto che l'ARPAC ha trovato questi rifiuti sia in superficie sia interrati fino a 3 metri, finché tu non togli sopra e sotto, non ripulisci, io non ti do l'autorizzazione. Meno male, almeno fino a quel momento. Che cosa succede? Passa un po' di tempo, la ditta Ecologia Iavazzi predispone un piano di caratterizzazione. Prima di poter rimuovere, bonificare, devi fare questo piano di caratterizzazione, devi sapere che cosa ci sta, che tipo di rifiuto e quant'altro. E c'è una nuova delibera della Regione Campania, un nuovo decreto dirigenziale, in cui dicono: ok, il piano va bene, l'ARPAC fa delle osservazioni, dice devi tener conto che lo scarico delle acque, gli fa delle prescrizioni. Quindi se lo fai con queste prescrizioni, il piano di caratterizzazione che serviva per rimuovere i rifiuti, noi ti diamo l'ok. Passa ancora del tempo e si fa gennaio, 20 gennaio 2014, che subentra un altro decreto dirigenziale. E si dice, risulta che erano stati rimossi, io ho anche il quantitativo, praticamente gli dice che il progetto era stato riconsegnato, questo piano di caratterizzazione, con le prescrizioni dovute. Cioè io ho anche il quantitativo di rifiuti rimossi, perché era notevole, e ve lo dico, se non riesco a trovare, perché le carte sono tante, perché praticamente che cosa avevano fatto? La Iavazzi aveva tolto i rifiuti in superficie, ma non aveva tolto quelli interrati, che risultavano essere, se non ricordo male, 17.500 metri cubi di rifiuti interrati. Va bene, quindi visto che presenta questo piano di caratterizzazione, aveva rimosso questi in superficie, la Regione Campania dice: ok, io ti do l'autorizzazione
abbia un'autorizzazione provvisoria, diciamo così, fino a che non avviene l'attuazione di questo piano di caratterizzazione. Poi c'è un decreto dirigenziale, passa ancora qualche mese, febbraio 2015, verificano che questo piano era stato presentato, sembrerebbe, anche se io non ho il documento che lo attesti definitivamente, ma sembrerebbe che sia stato fatto questo piano dirigenziale, e la Regione Campania dà l'autorizzazione definitiva. Da questa autorizzazione definitiva e dice anche: noi in data 8 gennaio 2014 abbiamo chiesto alla prefettura come procedura di farci sapere se questa azienda è coperta da interdittiva antimafia. Da premettere che la Regione l'ha chiesto alla prefettura a gennaio 2014, questo documento è febbraio 2015 e la prefettura non aveva mai risposto, quindi il rilascio, purtroppo è consentito per legge fino ad oggi, la Regione può rilasciare un'autorizzazione, ti dice vabbè io te la tolgo, allora mi arriva la comunicazione dalla prefettura. E qua mi collego a una cosa che ha accennato Fabio sull'importanza delle normative e della legge di delegazione europea, si chiama precisamente, che recepisce le direttive europee in tema di rifiuti. Oggi è consentito il fatto che una regione ti dia l'autorizzazione e poi dici poi se arriva l'interdittiva te la tolgo. Secondo il nostro punto di vista deve essere un requisito essenziale, altrimenti l'autorizzazione io non te la do, perché se non sono sicura che tu stai a posto non te la devo dare l'autorizzazione. E già abbiamo predisposto un emendamento che presenteremo nella commissione di cui fa parte Fabio proprio su questa legge, in cui proveremo a inserire questo requisito, perché per noi è fondamentale. E quindi gli rilascia l'autorizzazione. Questo avviene a febbraio 2015, dopo qualche mese, ad agosto, l'ANAC Cantone manda una comunicazione al prefetto di Caserta e dice: guarda, questa azienda, tutte le aziende della Iavazzi hanno avuto l'interdittiva antimafia, per cui non le puoi mettere nella lista, nella white list, perché soprattutto per queste attività, ma comunque se un'amministrazione pubblica, un comune deve affidare un appalto di questo tipo, quantomeno le aziende devono essere in questa white list che certifica che tu stai a posto, perlomeno per l'antimafia. Se non ci sei significa che c'è un problema. Che cosa succede? Che purtroppo la normativa prevede che se queste aziende che ricevono l'interdittiva antimafia, se sto dicendo, se qualcosa non è chiaro interrompetemi pure, perché lo so che vi sto dando un po' di informazioni tutte insieme. Sì. Non dovrebbe scattare anche un reato tipo penale per questa persona di interdittiva? Non è prevista una manovra? Sì. No, ovviamente se c'è un'interdittiva significa che c'è un'azione giudiziaria, ma finché non si conclude. Non si possono dire. No. Però l'autorità ANAC manda questa nota a agosto 2015 al prefetto di Caserta e dice: la Iavazzi a tutte le aziende, insomma, che hanno l'interdittiva. Però considerato che ha appalti per la gestione dei rifiuti, appalti pubblici, per cui se tu le chiudi subito, cioè gli dici hai avuto l'interdittiva, chiudiamo, si blocca tutta la gestione dei rifiuti, il servizio di pubblica utilità. Per cui dice, visto che ho avuto l'interdittiva, sarebbe opportuno che venissero nominati dei commissari, infatti sono stati nominati dei commissari per queste aziende della Iavazzi. Quindi già fino a quel momento. Che cosa succede? Ma arriviamo alla LEA, che il 12 luglio 2017 la ditta LEA chiede la voltura delle 12 luglio 2017 chiede la voltura delle autorizzazioni a seguito di fitto d'impresa, cioè la Iavazzi aveva questo impianto
nell'area Consorzio Asi, e la Lea dice: ok, fittami il ramo d'azienda, questa impresa, e me la prendo io, e quindi viene richiesta questa voltura. E vi dico una nota, poi ci arriveremo dopo anche perché. Nel fare questo, la Lea, come tutti gli altri impianti e aziende che fanno queste cose, devono presentare una polizza fideiussoria a copertura del lavoro che fanno, dell'impianto, perché se succede un disastro, poi riscuoti l'assicurazione per poter pagare il ripristino dei luoghi. E deposita una assicurazione, cioè ovviamente numero e data, della Elba Assicurazioni. E poi vi dico perché questo è importante. Ebbene, comunque fa la richiesta, era più o meno per lo stesso quantitativo della Iavazzi, per 179.820 tonnellate. Che cosa succede? Che essendo sul territorio del Consorzio Asi, questo è un problema perché poi non c'è comunicazione fra i vari enti, Consorzio Asi, Regione, Comune, quant'altro, per poter operare in una zona ASI, l'azienda deve essere consorziata all'ASI. L'ecologia agli avanzi lo era, però visto che ha ceduto in affitto alla Lea, la Lea fa richiesta al consorzio ASI di subentrare. Il consorzio ASI gli dice: vabbè, tu vuoi subentrare alla Iavazzi, sappi che l'importo che mi devi è di 27.536 oltre IVA all'anno, considera che l'assegnazione comporta questo, questo e questo, e gli dice tutto quello che è nella prassi per essere consorziata all'ASI. Dopo un po' di tempo, per non perdere, perché poi l'iter di questa pratica per essere consorziata all'ASI va avanti, la Lea gli dice: vabbè, io ora ti comincio a dare 1.500 euro come impegno, poi ti do il resto. Questo per quanto riguarda cosa che poi non ha mai fatto. Che cosa succede? Che l'ASI non solo non aveva mandato avanti la pratica perché non c'era stato il pagamento, ma scrive per ben due volte, a settembre e ottobre 2017, scrive al comune in effetti alla presidente della giunta regionale della Campania, quindi a De Luca, al dirigente del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, sempre della regione Campania, e scrive anche al comune e alla procura di Santa Maria Capua Vetere, il consorzio ASI, e dice: guardate bene, questa azienda che è venuta a stare, che voleva stare sul mio territorio, per il quale fra l'altro non ha pagato, quindi non è consorziata perché non ha concluso l'iter, ma gli avete dato un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti. Solitamente voi mi informate, io vi avrei comunicato, se mi aveste informato, che questa azienda non può operare sul territorio del consorzio ASI perché non è consorziata. Quindi la Regione Campania aveva fatto tutto l'iter per dare le autorizzazioni senza mai neanche consultare, come solitamente fa e come solitamente si dovrebbe fare, non per legge, ma perché, proprio perché queste situazioni, queste aziende che trattano i rifiuti, dovresti tenere un pochino più di attenzione. Poi vi dico quello che ho detto all'assessore Bonavitacola quando Costa è venuta a Caserta. Consorziati, dice: vi ho scritto due volte e non mi avete risposto, quindi a Regione, a Comune, dicendovi perché non mi avete coinvolto. Vi avrei detto che questa azienda non può operare su questo territorio, quindi non ci doveva stare perché non era consorziata. E io l'ho detto in questa nota. Fra l'altro gli dice: oltretutto l'ecologia di Avazzi aveva un oggetto per la sua attività, che è avere un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mentre la Lea faceva un altro tipo di attività, e cioè il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. E dice proprio nella sua nota, che io ovviamente poi lascerò tutto a Pasquale, quindi questa è la nota della Lea. E qui veniamo alla tua
interrogazione anche a quello che ti ha detto l'assessore Laurenza, perché ho seguito anche la diretta del Consiglio Comunale del nostro Pasquale, dice la ditta LEA non convenzionata non è autorizzata a svolgere alcuna attività all'interno del Consorzio ASI. E dice la ditta Iavazzi, mentre la ditta Iavazzi, visto che era l'unica che era con sé, se vuole continuare può operare. Questo è importante perché poi Pasquale, in seguito anche al deposito di questa interrogazione, ha provato a fare delle domande, ha provato ad avere delle risposte, le domande le ha fatte perfettamente, ha provato ad avere delle risposte dall'assessore Laurenza, e devo dire che seppur nella dialettica l'assessore Laurenza era capace di dire delle cose, non ha detto la verità, e c'è un verbale di una riunione che c'è stata in Regione Campania, dove era presente sia un rappresentante del Consorzio ASI, il signor dottor Accoccia, sia la stessa assessore Laurenza, perché alla tua domanda perché alla ricezione di questa nota, di queste note, perché ne sono più di una, del Consorzio ASI, perché non hai fatto qualcosa, l'assessore ha detto che nella conferenza dei servizi era l'ASI che non si era presentate, quando tu non ti presenti è come se fosse un silenzio assenso, o ha mentito sapendo di mentire, o ha avuto un vuoto di memoria, perché nella riunione che c'è stata alla Regione Campania, e io ho anche il verbale, un estratto in effetti, perché poi dopo vi dico la data precisa, vi è stata questa, vedete, ho troppe carte, e veniva detto proprio sia dall'Accoccia, che dichiara, dice, davanti all'assessore Bonavitacola, davanti allo stesso assessore Laurenza, davanti ai consiglieri regionali, dice noi non siamo stati coinvolti, ve l'abbiamo messo per iscritto a te regione e a te comune, e confermano, l'assessore Bonavitacola dice sì, ma io per legge non sono tenuta a comunicartelo. Forse per legge non è tenuto, ma uno, l'hanno sempre fatto, due, quando si tratta di rifiuti, considerato che quello che sta accadendo sugli impianti, gli incendi agli impianti, questi problemi che si sta avendo su tutte queste gestioni di questi impianti di trattamento rifiuti, tu non te ne puoi uscire con una notizia del genere, ma comunque è uscito fuori ed è stato confermato che il Consorzio ASI non è che non ha partecipato, non è stato proprio invitato alla conferenza dei servizi. Quindi magari poi gli facciamo avere le carte all'assessore Laurenza, perché ti ha detto di leggere i documenti, forse è lei che non se li ha letti, giusto per fare una nota di colore, perché so che gli piace di fare i battibecchi, soprattutto sui social, però io lo faccio attraverso la diretta. Detto questo, che cosa è successo? Perché ricostruiamo anche la storia, quindi il comune non se ne è importato della nota dell'ASI, che già lo preannunciava, dice guarda che ci sta qualcosa che non va, questo non può stare là, neanche la regione. Succede che il 28 giugno, visto che anche questa azienda LEA evidentemente gli piace comportarsi nel pieno della legalità, il 28 giugno il comune di Marcianise fa una cosa buona, gli manda un controllo e si accerta, i vigili del fuoco accertano che aveva costruito una parte, aveva fatto delle opere edilizie abusive. Esaltato un passaggio. Oh, perdono, la storia è lunga, dimmi. No, che è fondamentale questo qui. Gli dice che praticamente la Iavazzi ha recesso dal contratto di affitto. Questa cosa fa decadere l'autorizzazione della LEA. Esatto, assolutamente giusto. Praticamente l'ASI comunica che la Iavazzi ha retrocesso dal contratto di affitto, diciamo, dall'azienda con la LEA,
se tu non c'hai tu gli avanzi che hai dato in fitto alla LEA, se sei retrocedi da quel contratto, significa che la LEA non ha più l'autorizzazione a poter lavorare, ed è questo fondamentale. Dici perché è tornato indietro, poi perché ha sciolto questo contratto, e poi cerchiamo di fare delle ipotesi. Però vedete, dietro sembra l'incendio, però è importante ricostruire la storia, perché dobbiamo capire contro chi noi andiamo a contrastare, contro chi ci si imbatte, perché è così complicato ottenere poi dei risultati. Se avessimo una collaborazione, un lavoro più attento da parte degli enti territoriali, certo sarebbe più facile, però è importante che i cittadini sappiano da che cosa e da chi dipende, da che cosa dipendono, da chi dipendono certe situazioni. Però il comune di Marcianise gli manda i vigili, scopre che ci sono delle opere edilizie abusive, per cui gli dà 90 giorni di tempo per abbatterle alla LEA. E anche perché se gli dice anche che se non le abbatti le acquisisco io, perché se è un'opera abusiva il comune diventa proprietario di quella parte che tu non vuoi abbattere, e quindi gli dà 90 giorni di tempo, e questo avviene il 28 giugno 2018, il tempo passa. L'11 luglio, quindi quasi un mese, meno di un mese dopo, il comune di Marcianise gli fa un altro controllo, e almeno su questo glielo possiamo riconoscere. I vigili del fuoco vedono che c'è difformità per quanto riguarda il certificato di prevenzione antincendio. Dice: tu non sei in regola con l'antincendio, per cui il comune ne chiede la chiusura. Quando dice il comune abbiamo chiuso, ha chiuso perché ha trovato che non erano in regola neanche con la certificazione antincendio, quindi anche la LEA si comporta come dire, abbastanza, in maniera abbastanza discutibile, e quindi gli fanno chiudere questa. Probabilmente la Iavazzi avrà retrocesso dal contratto, perché gli dice: qua se questo ha fatto un abuso, il comune si prende parte della mia proprietà, nei guai, cioè nel senso che gli viene sottratto la sua proprietà, oppure che insomma dice meglio che la tolgo da mezzo, per cui ha retrocesso anche dal contratto. Poi ci sono una serie di situazioni strane, ovviamente noi, quello che vi sto dicendo è la base del lavoro fatto fino adesso, poi per ogni questione si va avanti, si cerca di capire anche la connessione che ci sta fra le varie aziende. E parliamo di Caserta, dice che c'è secca Caserta. Caserta, c'è stata un'emergenza un po' dei rifiuti di Caserta, perché era chiuso l'impianto della Gesia. Per cui, chiudendo l'impianto della Gesia dove portava i rifiuti, ha chiesto a chi si rendeva disponibile a ricevere i rifiuti di Caserta. E hanno ricevuto tre richieste, tre offerte. Le due principali sono uno della LEA, guarda caso, che ha chiesto meno, 165 euro a tonnellata, però ha detto: al comune di Caserta mi devi pagare subito. Mentre la Sorgeco gli ha chiesto di più, però non faceva problemi sul pagamento, per cui il comune di Caserta ha affidato i suoi rifiuti per lo stoccaggio alla Sorgeco. Poi scopriremo che la Sorgeco comunque si serviva della LEA per portare i suoi rifiuti. Poi ci sono state altre situazioni strane, perché prima li conferivano alla Gesco Ambiente, poi la Gesco Ambiente è chiuso, poi l'hanno cominciato a conferire alla LEA. Questo fa comunque pensare
io comunque pensato male, cioè come dire, ci chiama Andreotti, vai, diciamo che un pensierino strano me lo sono fatto, perché tu Lea guarda caso hai fatto un prezzo più basso, però hai messo una condizione sul pagamento, quando poi sempre a te ci sono stati conferiti questi rifiuti. Ci sono questi passaggi un po' strani che poi cercheremo anche di verificare la connessione, e va bene fino a che siamo arrivati al fatto che il sindaco aveva disposto la chiusura, la Lea fa ricorso contro il comune per la chiusura, ha fatto ricorso per l'abbattimento delle opere edilizie e gli ha fatto ricorso. Poi ci sono articoli anche del consorzio ASI che diceva: io avevo comunicato a comune e regione che c'era questa situazione anomala di non regolarità con il consorzio ASI e ve ne siete fregati. Come vi ho detto prima, un altro aspetto importante è che questi impianti, e questo ci stiamo lavorando con il ministro Costa, perché sta preparando un disegno di legge abbastanza corposo che si chiamerà Terra Mia, che spero veda la luce a breve, quindi cercheremo di andare a sanare alcuni vuoti anche normativi. C'è un problema grosso che riguarda questi impianti, perché poi a pagarne le conseguenze siamo sempre noi cittadini, perché poi subiscono incendi e l'aria non viene mai bonificata, perché il secondo step è quando è che vengono bonificati. Che cosa succede? Che quando ci sono questi impianti l'azienda deve stipulare una polizza, perché se succede un problema per il ripristino del luogo, per la bonifica, per il territorio, tu riscuoti, hai l'escussione di questa assicurazione. Ed è un problema molto grave, me ne faccio un esempio, perché ci sono problemi a riscuotere i soldi di queste assicurazioni, addirittura ci sono problemi proprio a reperire le assicurazioni, come è stato nel caso dell'Isside di Bellona, che pure è stato un altro azienda, un altro impianto che ha preso fuoco un paio d'anni fa, e lì addirittura la regione Campania ha detto che doveva riscuotere l'assicurazione, ma la compagnia assicurativa non si trova. Io vi ho detto all'inizio che questa Lea aveva fatto una stipulato un'assicurazione, l'aveva depositato, della Elba Assicurazioni, e noi abbiamo ritrovato a dicembre 2018 un comunicato stampa dell'IVAS, che è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dice testualmente: l'IVAS rende noto che l'Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ha segnalato la commercializzazione da parte di terzi di polizze e cauzioni apparentemente riconducibili all'impresa di assicurazione, ma non ammesse della stessa. Quindi l'IVAS dice: l'Elba Assicurazione sta dicendo che ci sono quelli che fanno finta che hanno emesso le assicurazioni della nostra compagnia, ma non è così, per noi non esistono. Ecco perché nell'interrogazione, che io ovviamente posso fare in un'interrogazione parlamentare solo domande di competenza del Ministero, non gli posso dire, fare delle domande specifiche come Pasquale le fa al Comune o alla Regione. Io ho detto al Ministero: tu cerca di verificare attraverso la Regione, perché il problema è sempre anche lì. Uno, abbiamo intenzione di riscuotere di questa assicurazione, abbiamo verificato che è tutto a posto, che intenzioni hai? Perché questi soldi dell'assicurazione devono essere ridati al territorio, perché chi ne ha subito conseguenze di questo incendio, di questo tutto, questa procedura strana per avere le autorizzazioni, di tutto quello che è stato, dei fumi che ci siamo intossicati, è il territorio. Perché devono servire per risistemare la situazione e riqualificare e bonificare. Poi gli abbiamo chiesto un'altra cosa: quando la Regione Campania gli ha dato l'autorizzazione, vi ricordate, vi ho detto l'autorizzazione definitiva, però dovevano fare i lavori per togliere i rifiuti, i rilievi sono stati fatti, sono stati assegnati all'ARPAC di fare questa verifica. L'ARPAC l'ha fatto questi rilievi, è tutto a posto? Perché a noi non è data notizia, perché si fa tutto sotto banco e non viene mai messo a conoscenza di nulla. E la terza domanda che gli abbiamo fatto: com'è possibile che un consorzio, il consorzio ASI,
fa delle richieste, inoltre a delle domande, delle PEC, non possono essere andate perse, a comune e regione, e comune e regione ci devono spiegare perché l'hanno ignorata, l'avevano già preavvisata e perché non è stato coinvolto nel procedimento per l'autorizzazione. Allora, questa modalità di gestione di iter autorizzativi, e io gliel'ho detto in faccia, perché quanto costa, dice, quando c'è stato l'incendio della Lea e può seguire quello dello Stir di Santa Maria Capovetere, no? Ha detto questa è una guerra che stiamo combattendo, e c'è ragione che è una guerra. E quando abbiamo fatto la riunione per la sicurezza del per il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico appena dopo l'incendio dello Stir, l'abbiamo fatta quando era il 5 novembre, se non ricordo male, a Caserta, c'era il ministro, c'era l'assessore Bonavitacolo, il prefetto, il comandante dei vigili del fuoco, il comandante provinciale, il comandante provinciale dei carabinieri, l'ARPAC, l'ASL, il sindaco Marino, c'erano tutte le rappresentanze istituzionali. E io gli ho chiesto a Bonavitacolo, ho detto scusami, qua stiamo parlando di emergenza, di attacco allo Stato ed è così, però io ti direi fermiamoci un attimo. Perché considerato che tu per due minuti prima l'aveva detto che loro non sanno quant'è il fabbisogno impiantistico in Regione Campania, e io gli ho detto come fai a non sapere il fabbisogno impiantistico? Il piano regionale dei rifiuti sulla base di che cosa l'hai fatto? L'hai fatto nel 2011 e l'hai aggiornato nel 2016. Se non conosci il fabbisogno della Regione Campania, come hai fatto a predisporre un piano sui rifiuti? Prima cosa. Seconda cosa, considerato che è emerso che né l'ARPAC né la Regione Campania riesce a controllare questi impianti, perché tu rilasci un'autorizzazione, poi dovresti poter fare delle verifiche se operano a norma, se si attengono all'autorizzazione, se sono in regola con le certificazioni antincendio, eccetera, eccetera, non le riesci a fare. E allora perché continui ad autorizzare la creazione, la costruzione di nuovi impianti, soprattutto privati, come quei quattro che vogliono, uno adesso già è risolto, dobbiamo vedere gli altri tre, a Staranese e a Pignataro Maggiore. Io ho detto quantomeno voi come Regione Campania dovreste bloccare tutte le autorizzazioni che vi sono state richieste. Perché se non riesci a controllare quello che c'è, se non sai che ci sta sul territorio campano, se non ne hai la forza, non puoi autorizzare, perché ogni costruzione di un nuovo impianto, ogni autorizzazione in più, significa una ditta che tratta dai 50, 100.000, questa 179.000 tonnellate di rifiuti senza controllo, e che per avere questi rifiuti li ricevono anche da fuori, per cui noi roviniamo, massacriamo il nostro territorio, la nostra aria, la nostra salute per ricevere rifiuti, per far lavorare aziende che si comportano in questo modo che tu hai autorizzato senza tener conto di quello che significava per il territorio. Questo è solo quello che sta per adesso dietro la questione dell'impianto della Lea. Come vedete, questo è l'iter autorizzatorio, ma questo, come questo, vi potrei parlare dell'Irside, vi potrei parlare di tutti gli altri impianti. Purtroppo noi combattiamo contro non solo queste aziende che lavorano in questa maniera, ma con spesso le amministrazioni comunali che però non rilasciano loro le autorizzazioni, ma di certo potrebbero fare controlli, non sto parlando solo di Marcellese, anche negli altri comuni, ma fanno finta di non vedere, di non sentire, ma soprattutto con una facilità voluta, quasi scientificamente che si ripete, nel rilascio di queste autorizzazioni, senza poi prenderti l'onere che ti compete di andarle a controllare per vedere se sono in regola.
Ecco perché poi, quando è venuto il ministro Costa, e quindi passo anche, forse non so se era previsto nel secondo ordine del giorno e poi chiudo, quando è venuto il ministro Costa a fine novembre a firmare il protocollo del piano di azione per appunto questo problema che riguarda i roghi tossici e gli incendi agli impianti, sì, quello di cui si è parlato sono i carabinieri che dovrebbero presidiare, ma non è solo quello l'importante, ci sono, io vi invito a leggerlo, una serie di azioni che devono essere fatte, c'è scritto chi lo deve fare e in quanto tempo lo deve fare. E ci sono molte cose, come il registro di cui vi parlavo prima, perché pure per agevolare i controlli della procura, la procuratrice all'incontro del 5 novembre, la dottoressa, la procuratrice Troncone, davanti a tutti quanti, ha detto: noi abbiamo difficoltà ad avere i dati, pure se vogliamo fare i controlli a incrocio, perché loro si sono ritrovati, per quello che vi ho detto prima, a indagare per su aziende che avevano avuto ricevuto autorizzazione per trattare un quantitativo di rifiuti 50.000 e magari ne avevano in loco 80.000, oppure avevano addirittura le commesse pubbliche. Come fai a fare tu dei contratti pubblici per 80.000 tonnellate di rifiuti quando la tua capienza nel capannone dell'impianto è di 50.000? Manca questo, quindi noi abbiamo inserito che si deve fare questo registro, perché così si mette a disposizione della procura, si fanno dei controlli, perché io devo capire anche il sistema che c'è nel dare fuoco a determinati impianti, perché magari io do fuoco a quell'impianto perché voglio mettere in difficoltà la raccolta di gestione dei rifiuti lì, perché voglio far convogliare i rifiuti in un'altra azienda che è compiacente, e questo avviene spesso purtroppo anche con la complicità dei funzionari pubblici e degli amministratori pubblici. Io mi sono allargata un po' troppo, lo so, però questo è uno per significare il lavoro che c'è dietro a ogni atto che noi facciamo, che seguiamo col territorio, noi non riusciamo a vederci spesso, però Pasquale sa, come so io, perché io prima l'ho detto a degli attivisti, ho detto a noi l'importante è che voi presidiate il territorio, perché se io posso fare delle cose, che mi arrivano delle segnalazioni attraverso Pasquale, ma attraverso i cittadini, e si cerca di lavorare insieme, ma io se lavoro su Roma non posso avere gli occhi per seguire quello che avviene in ogni singolo comune, però se i cittadini nel comune dove risiedono devono fare da sentinelle, perché seppur noi vogliamo aiutarle, se non ci fosse stato il gruppo di Marcianise, è vero che è scoppiato l'incendio, quindi uno se ne sarebbe occupato, però come per l'altra situazione che io ad esempio conosco poco e magari poi mi aggiornate, sono loro che sulle partendo per intendo, sono le persone del territorio che devono far per via. Ho dimenticato qualcosa della ricostruzione, io ci tenevo perché è importante per questa situazione della LEA, ovviamente vi terrò aggiornati sulla risposta che mi darà il Ministero, anche se diciamo che quando presenti un'interrogazione al Ministero funziona così, gli uffici del Ministero devono girare le tue domande agli enti preposti, in questo caso alla Regione Campania, per dire com'è la situazione. Quindi la Regione Campania spesso non è molto precisa nel dare le risposte, però è importante metterlo nero su bianco, quindi purtroppo non è di competenza del Ministero, il Ministero in questo caso cerca di fare pressione sulla regione per dire vediamo sto fatto della polizia, vediamo l'APAC e quant'altro, farà la sua parte, però serve per metterlo nero su bianco come denuncia, perché avete visto che le carte sono importanti, fare la ricostruzione di quello che è stato è importante, non si venga a dire poi che non si è provveduto a fare la discussione della polizia perché te lo abbiamo segnalato, è meglio metterlo nero su bianco, anche perché ogni interrogazione parlamentare
perlomeno le mie, mi posso pregiare del fatto che la procura le attenziona, perché ne ho avuto modo di constatarlo, e quindi è un ulteriore, come dire, anche appoggio a quello che sta facendo la procura proprio sulla LEA, sperando che riescano a fare chiarezza e come dire, a incastrare quelli che hanno, ci hanno portato a questo. Non so se ci sono delle domande, se non sono stata chiara, lo so che vi ho riempito di informazioni, però se c'è qualcosa che non è stato chiaro, ditemelo pure, perché vi posso rispondere. Anche perché, voglio aggiungere un'ultima cosa, però faremo una cosa dedicata, se volete, sulla questione delle bonifiche. Perché quello che ho detto all'assessore Bonavitacola sempre a novembre, quando è stato sottoscritto il piano di azione, che sì, il problema degli incendi è grave e quant'altro, ma il problema poi è anche un altro. Dopo che c'è stato questo incendio, le bonifiche. E le bonifiche sono tutte, cioè io non ho riscontro di un solo sito, di una sola discarica, di un solo impianto che è stato bonificato nella provincia di Caserta, anche in altre in Campania. Ma ditemi, di tutti i disastri a cui abbiamo assistito, che abbiamo seguito spesso insieme, l'Iside è stato bonificato? No. La discarica del 2015? Ci sono i soldi. Adesso stiamo facendo un altro lavoro, almeno quelli principali, perché veramente ci vorrebbe un esercito per stare dietro alle incompetenze, al non c'è fare nulla degli enti territoriali. Stiamo seguendo alcune questioni come la discarica ex Pozzi, l'Irside, quello di Pianura, perché sono stati anche stanziati soldi per le bonifiche. La ex area Pozzi Genovi di Calvi Risolta, quella che il nostro ministro Costa scoprì nel 2015, il mese preciso non me lo ricordo, era il periodo estivo, credo agosto 2015, sono state stanziate dalla regione Campania 15 milioni di euro. Dal 2015 al 2019 non se ne sa nulla, però stiamo lavorando, anzi. Anche su questo penso che fra domani o dopodomani, appena ho due minuti di tempo, vi faccio un bel video di aggiornamento, perché seppur non facciamo come fanno di solito gli altri parlamentari degli altri gruppi politici che fanno il comunicato stampa, dirò la nostra modalità di azione, che prima facciamo delle azioni, quando abbiamo un riscontro, abbiamo ottenuto qualcosa, diamo la comunicazione. Dato che pure su Calvi Risolta stiamo lavorando per far fare un passettino alla volta, perché dobbiamo fare prima la gara piano di caratterizzazione, poi la gara per il piano di caratterizzazione, poi la bonifica, il processo è lungo, noi un passettino alla volta gli facciamo fiato sul collo e quel passettino lo facciamo fare. E dato che ci sta un aggiornamento, poi vi faccio un bel video per darvi tutte le informazioni. Per adesso vi ringrazio di tutta la pazienza per avermi ascoltato. Innanzitutto grazie a te, non solo per tutto quello che ci hai raccontato, ma per la completezza della documentazione. Chiaramente questa io mi faccio carico di portarla tutta in consiglio comunale, così l'assessore se la legge per bene. Questo perché vi rendete conto dell'atteggiamento che queste aziende hanno. Cioè io non sto a posto, ho la spazzatura sottoterra, la spazzatura sopra la terra, e chiedo autorizzazioni. Dalla regione mi dicono no, ma guarda che devi sistemare. E allora loro pensano che con un colpo di squismo leviamo il grosso, dacci l'autorizzazione. Questo è l'atteggiamento. Cioè di chi piglia la spazzatura, la mette sottoterra, se ne frega, l'importante è avere l'autorizzazione e prendere i soldi. È un po' come l'atteggiamento che ha avuto l'assessore Laurenzi in consiglio comunale, no? Dice io fondamentalmente, ma guarda che ti avevano avvisato che questo non stava apposta, ma chi mi aveva avvisato? No, voi non c'erano, non sono venuti, poi vai a leggere le carte. Il consorzio della Sicilia l'ha detto due volte, l'ha detto un anno prima che li chiudessero, e non l'hanno manco chiusi per quella ragione, ma perché non stavano apposta col piano antincendio, quindi si è dovuto coinvolgere un altro organo, che sono i vigili del fuoco, che per fortuna hanno trovato qualcosa che non andava, altrimenti l'azienda stava ancora là a lavorare, era ancora aperta. Siccome noi abbiamo sempre cercato di collaborare, nel senso di
opporci alle azioni dell'amministrazione in maniera costruttiva, se c'era da fare opposizione in senso ostruttivo perché si stava andando verso la direzione sbagliata, l'abbiamo fatto in senso ostruttivo. Se c'era da farlo in senso costruttivo, abbiamo provato a farlo anche in senso costruttivo. E sulla questione ecopartenope, che vi devo dire che, ma tra l'altro, gli attivisti hanno fatto molto più di me, perché non solo sono scesi in campo, non solo si sono interessati alla questione, ma sono andati, secondo quell'atteggiamento costruttivo, a chiedere direttamente all'assessore Lopenza: scusaci, ma ci tieni informati, perché noi siamo pronti anche al tuo fianco a fare una battaglia affinché l'ecopartenope non abbia l'ampliamento che sta chiedendo, perché secondo noi è sbagliato. E tu pubblicamente hai detto che non condividevi questo ampliamento, avresti fatto di tutto anche tu affinché le cose vadano in questo senso. Loro giustamente si sono fidati, ormai la conosco da un po' e non mi fido più, non le credo, e quindi ho fatto una richiesta di accesso agli atti, dove appunto non solo ho chiesto il verbale della conferenza dei servizi che hanno fatto, in cui lei era presente e dice insomma di aver negato questa autorizzazione, ma anche il progetto che ha presentato l'ecopartenope, il progetto di ampliamento, affinché noi possiamo non solo studiare la documentazione per quanto riguarda il progetto, ma soprattutto capire poi, al di là delle chiacchiere che ci raccontano, che cosa c'è scritto nei verbali quando fanno la conferenza dei servizi e se effettivamente c'è. Chiedo scusa, ma giusto perché non ho seguito un attimo. Quindi sull'ecopartenope, mi ricordo male, quindi era stata, perché mi pare che si era insomma anche preso giustamente il merito, chiusa l'azienda da parte del comune di Marcianise, ma poi la stessa comunicazione dell'ampliamento, quindi significa che non è più chiusa, perché se ha chiesto l'ampliamento significa che non che sta operando, non è più chiusa. Sarebbe stato opportuno che avesse data la notizia della chiusura, cioè se si dava alla comunità anche la notizia della riapertura, e sarebbe un doppio smacco, cioè di figuraccia, se poi dal verbale della conferenza dei servizi non dovesse risultare, io non conosco bene la situazione, per quello che so, se malaguratamente non dovesse risultare il parere negativo del comune, perché certo sarebbe un doppio. Io perciò ti dico, siccome io non posso più, non posso credere alle chiacchiere che vengono raccontate, è chiaro che ho fatto una richiesta di accesso agli atti, protocollata in comune ormai già da 15 giorni, proprio oggi ho mandato un sollecito, un ulteriore sollecito tramite la segreteria di presidenza per avere questa documentazione, che non arriva e nulla si smuove, tutto tace. Lei poi girala così, io ci lavorerò insieme con voi. Assolutamente, noi siamo contenti, cioè intanto ti chiediamo già da adesso esattamente l'impegno che tu ci hai dato, come abbiamo la documentazione, ce la leggiamo, ma la leggeremo insieme a te, così cerchiamo di capire, di fare luce sulla vicenda. E poi ci sta da capire effettivamente, oltre al discorso ampliamento, sono aperti, sono chiusi e che tipo di lavori stanno facendo, perché loro chiedono un ampliamento rispetto a quello che fanno, quindi non solo nella quantità, ma sembrerebbe anche nella sostanza. Allora andiamo a capire di che cosa parliamo e in questo momento questi signori che stanno facendo, a che titolo poi chiedono questo ampliamento, è chiuso o non è chiuso, è esattamente quello che dicevi tu. Allora, noi la richiesta di accesso agli atti l'abbiamo fatta, i solleciti l'abbiamo fatti, l'ultimo te l'ho detto è stato fatto stamattina. Speriamo, qui in questo comune devi sapere che c'è una difficoltà a reperire i documenti che tu non puoi immaginare. Io lo dico pubblicamente in video ripresa e l'ho detto in consiglio comunale, verbalizzato, perché sono esasperato, non riesci ad avere una carta, non riesci a parlare con un dirigente, non riesci ad avere un'informazione. Io non so se esiste un ente superiore che può garantire a noi consiglieri di ottenere la documentazione, perché io sono esasperato, cioè tu ogni volta che con una richiesta accesso agli atti protocollati, una fotocopia di una cosa che tu hai discusso un mese e mezzo fa, ancora non me la fai avere. Allora io non so, perché il segretario comunale dice che per il processo di digitalizzazione c'è difficoltà col cartaceo, però il digitale nemmeno c'è stato. Sul comune pubblicano tutte quelle che sono le delibere, le determine, dopo che sono state messe in pratica, sono stati spesi pure i soldi, così che per dire noi consiglieri, che l'unico posto dove le vediamo
è praticamente la pubblicazione all'albo pretorio, di conseguenza è lo stesso posto in cui la vedono tutti i cittadini, non possiamo esercitare controllo, non possiamo esercitare, ma nemmeno un consiglio, di guardate, state spendendo 10.000 euro per sistemare questa strada che è secondaria, forse c'è quella lì che andrebbe sistemata prima. Tu sei completamente tagliato fuori dal sindaco, dalla sua giunta e dai suoi dirigenti, ma lo dico senza preoccupazione, pubblicamente, come l'ho detto in consiglio comunale, perché ha un modo di fare questa amministrazione che ha praticamente snaturato il consiglio comunale e gli ha dato il peso di un nulla, perché poi alle interrogazioni che gli fai o non ti rispondono, il sindaco insomma quando non sa che cosa rispondere cerca di buttarle in bagarre, e così stanno imparando anche gli assessori suoi, o quando ti rispondono sono incompleti, sono imprecisi, parlano sempre al futuro. Sono 2 anni e mezzo, sono quasi 3 anni che faccio il consigliere comunale, ho chiesto sulla questione del canile comunale che cosa si voleva fare, proponendo anche una soluzione, nessuno mai mi ha risposto, le faremo sapere. Il ring verde, tu sai che cos'è il ring verde? Allora praticamente fu l'idea di un'amministrazione passata di centrosinistra, che però dobbiamo riconoscere essere un'ottima idea, ossia una barriera costituita da alberi, esclusivamente alberi ad alto fusto, che è interposta tra la zona industriale di Marcinis e la città, in modo che con questa barriera naturale si cercava di evitare tutti quei fumi tossici che dalla zona industriale arrivavano in città. Ovviamente al massimo è stata messa una pianta di melograno in questo rigore, cioè praticamente non è mai partito, non è mai stato realizzato, ci sono state ostruzioni interne ed esterne, insomma tutta una serie di vicende, sì, un'opera incompiuta ma fondamentalmente mai partita. Però siccome i soldi erano stati reperiti, siccome il progetto è valido, siccome rispetto al tema ambientale oggi piuttosto che 15 anni fa c'è un'attenzione, perché il progetto è nato 15 anni fa quasi, c'è un'attenzione diversa, e questa amministrazione sembrava interessata a riprendere quel progetto, abbiamo chiesto che cosa ne volessero fare. Sono 3 anni che sto aspettando una risposta, ti facciamo sapere. L'ultima novità, che va avanti da 6-7 mesi, manca il collaudo amministrativo. Ma dimmi tu, no? Ma come essere un collaudo amministrativo, che è una cosa che fa il dirigente deve andare là, tu assessore riesci a dire a un dirigente che sta nel comune, scusami, domani mattina deve fare una passeggiata sul rinvento, al di là di tutte le difficoltà che ci vogliono, il ritorno alla gente che paghiamo, no? Abbiamo fatto un accordo con l'Interporto, abbiamo dato decine di migliaia di euro a tre professionisti, 3 soggetti di elevata professionalità per valutare se l'accordo con l'Interporto era fatto bene o non era fatto bene. Nel frattempo l'Interporto fallisce, noi vendiamo le quote che ci abbiamo con l'Interporto però non le riusciamo a bene, cioè il mondo va avanti, noi stiamo pagando questa gente, non si sa se l'accordo è fatto bene, è fatto male, che cosa ne di questo accordo, cioè ti rendi conto che è un'amministrazione che è brava a far chiacchiere. Quando poi fai delle domande anche semplici, scusate, rispetto al ring, io non è che gli ho chiesto cosa è stato, che volete fare? Che intenzione avete? Lo apriamo, non lo apriamo, piantiamo, ci mettiamo gli animali, ci portiamo i bambini a giocare, che noi facciamo? Avete un'idea? Le faremo sapere anche il collaudo. La piscina comunale, sono 3 anni che glielo chiediamo, è la stessa cosa. Questo te lo dico perché è chiaro che poi quando io faccio il parallelismo tra l'azienda che tiene la monnezza sottoterra e l'assessore che dice no, stiamo aspettando il collaudo amministrativo, e l'atteggiamento è lo stesso, mi stai pigliando in giro, non ne capisco il senso, perché ho iniziato dicendo noi quando dobbiamo fare ostruzione facciamo ostruzione, quando dobbiamo proporre proponiamo, ma a quanto pare non serve a niente. Ultimissima, abbiamo presentato la mozione all'ultimo consiglio comunale per chiedere al sindaco di fare un'ordinanza sindacale banalissima in cui si chiedeva di vietare l'utilizzo di stoviglie non riciclabili nelle feste di piazza, che è una cosa semplicissima, e abbiamo anche chiesto, valuta anche la possibilità, siccome noi ci siamo presi la briga di andare personalmente nei negozi a vedere se poi qualcuno vendeva stoviglie biodegradabili, perché se no tu vieti quelle come facciamo, e ci sono marcellisti, costano un po' di più. Allora noi abbiamo anche segnalato questo problema all'amministrazione, abbiamo detto valuta anche la possibilità di far pagare di meno il fitto del suolo pubblico a chi prende in considerazione la possibilità di usare stoviglie biodegradabili.
hanno bocciato. Io stavo uscendo qua, dice, no, noi stiamo facendo un progetto a più ampio respiro, vogliamo togliere la plastica da tutti gli edifici pubblici, da tutte le scuole, da tutte le cose. Fare un passetto adesso. È bellissimo, ma i feste di piazza fra un mese cominciano, ci abbiamo il carnevale fra 15-20 giorni, cominciamo subito, questa è un'ordinanza sindacale, la firma, la facciamo e cominciamo con questo, bocciato. Allora capisci, e poi è svilente, le carte non te le danno, fai proposte e te le bocciano. Fai, cerchi di dare un contributo, sì, perché poi cerchi di dare un contributo in termini di emozioni. Guarda, c'ho un, non so quante emozioni abbiamo presentate e quando ne sono state approvate. Nulla di fatto, nulla di fatto. Noi portavamo una mozione per le compostiere di comunità, spiegando tutto il progetto, come si faceva la compostiera di comunità. L'abbiamo preso dalla regione Campania, la regione che dava queste compostiere, quanti soldi ci voleva. Tutto abbiamo fatto, cioè, e siamo diventati anche tecnici del comune quando era necessario fare i tecnici. Bellissimo, approviamo. Quasi 3 anni fa è stata approvata questa mozione. Ad oggi nulla è cambiato, se non la tariffa della spazzatura che è aumentata a fronte di una raccolta differenziata che l'ordine deve essere aumentato. Scusate, ma com'è possibile? Logicamente, razionalmente, se io aumento i rifiuti differenziati, come fa ad aumentare la bolletta della spazzatura? C'è qualcosa che non quadra. Rifiuti zero l'abbiamo approvata, abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, noi ci inventiamo una storia per dare un contributo alle famiglie disagiate, insomma, che avevano delle difficoltà economiche, a costo zero per l'amministrazione, cioè semplicemente una campagna pubblicitaria fa sensibilizzare tutti i CAF, tutti i commercialisti e tutti i cittadini marcellisi a donare il 5 per 1000 al comune di Marcellisi. Siccome però il cittadino non si fida, dicemmo anche all'amministrazione: crea già un fondo ad hoc, chiamalo reddito di cittadinanza o chiamalo come ti pare, se lo vuoi chiamare diversamente, però con tutte le aziende che abbiamo, con tutti i cittadini che abbiamo, noi riusciamo ad avere una cifra considerevole che possiamo poi dare in cambio di qualche lavoretto da parte di questa gente che non ha come fare, ai cittadini che alla fine del mese non riescono a comprare anche il pane, il latte e i bambini. Perché sì, bellissimo, fantastico, arriviamo in consiglio comunale, c'è buon amore. Vince questo prima che noi vincessimo le elezioni politiche, non vince il vostro partito, facete voi, non vi preoccupate, straccia la cosa tu. Cioè dico, ma tu veramente allora mi vuoi far spazientire, perché poi questo ti spazientisce. Al di là del fatto, sì, mi vuoi far spazientire. Io cerco sempre di non perdere mai la calma e la serenità con cui discuto con queste persone. Spero però che i cittadini poi si rendano conto di chi effettivamente ha fatto le proposte, di chi ha pensato alla classe, alla fascia più debole, di chi si è preoccupato dell'ambiente, di chi si è preoccupato degli animali, di chi si è preoccupato del lavoro, cioè di chi ha fatto tutta una serie di proposte, e questo meetup le ha fatte insieme a me per questa città, rispetto a chi invece continua a fare chiacchiere. Abbiamo denunciato quanto ci costa il sindaco di Marcellisi, tanto quanto quello di Milano. No, ma vabbè, questo è cioè, siccome ha una posizione dirigenziale il sindaco, con tutti i rimborsi che lui prende perché non va a lavorare al mattino di Napoli e con lo stipendio da sindaco che percepisce, praticamente a conti fatti una legislatura marcenese con questo sindaco costa quasi quanto il sindaco di Milano. Quindi Marcenese come Milano non, con un decimo della Roma. Poi non ci sono ritorni all'altro. Non per l'area industriale, piuttosto per lo stipendio del sindaco. Questi sono state fatte rendere un lavoro a 360 gradi. Andiamo avanti sull'ecoparterro, quindi ti dico, piuttosto che discuterne così, aspetto che ci diano la documentazione e continuerò a fare i solleciti nel frattempo perché non ho altri strumenti. Quando ce l'ho, ce la studiamo insieme, eventualmente ci dai una mano. E visto che Fabio si è preso anche l'onere di firmare questa interrogazione, Fabio, ti impegniamo anche a firmarne eventuali future per Marcellisi. Penso che ci siamo detti tutto e tutto. Anche troppo. Ma è abbastanza però. No, infatti spero di rivedervi presto qua. Grazie a tutti e due.